l'ultimo match di questa serata di PG Nationals, che vedrà i reduci contro i redivivi, perché abbiamo gli Sparks, campioni delle ultime due edizioni, che hanno adesso il loro match di esordio con una formazione totalmente rinnovata dalle basi, con Robin come ultimo superstite, andranno ad affrontare i Cyberground Gaming, che tornano all'interno della competizione nazionale. Cyberground che vantano un team davvero grosso quest'anno. Cyberground, oltre ad aver riunito i fratelli di giuramento Aisfos, Camille e Virau in quello che era un trittico che, quando abbiamo visto nei Samsung, era esplosivo. Avevo dato loro poca fiducia, ok? Pensavo che fossero un trittico così difficile da gestire a livello di coaching che, no, sono troppo protagonisti tutti e tre, non funzioneranno mai insieme. E invece li abbiamo visti arrivare in finale, li abbiamo visti mancare di tanto così la qualifica per l'Europa. 2-0, c'è stato poi il reverse sweep per mano degli Sparks stessi. Il trittico dei Cyberground è qui a cercare vendetta in questo matchup. E chi li va ad accompagnare? Counter e Major D, una corsia inferiore che abbiamo visto fare faville durante il Promotion Tournament. Vedremo se il livello si mantiene tale anche all'interno del campionato vero e proprio, anche perché siamo quasi all'interno della draft. Sono davvero curioso di vederli giocare. Sono due team che nel bene e nel male possono regalarci tante emozioni. Il primo soprattutto perché il loro stile di gioco, che è estremamente esplosivo anche sul lato inferiore di mappa. Sì. Counter è un giocatore che meccanicamente dimostra tantissimo, e così anche Major D. Ma signore e signori, entriamo in draft, perché ci siamo. Siamo arrivati all'ultimo match di questa serata. Cyberground Gaming dal lato blu della mappa contro Sparks dal lato rosso. E andiamo a presentare i tre fratelli di giuramento, Aisfos, Camille e Virau. Ne parlavamo prima. Counter e Major D a popolare la corsia inferiore e ad accompagnarli, questi sono i Cyberground Gaming. Dall'altro lato invece troviamo i Campus Party Sparks, con Glemo sulla corsia superiore, Robin in giungla, Vigili in corsia centrale e Gubi e Darkry nella corsia inferiore. Darkry che si è separato dal suo amato Raresh, e abbiamo visto comunque Raresh performare molto bene nell'ultimo match. Vigil è un talento che voglio tenere d'occhio. Vigil l'abbiamo visto come comparsa all'interno dei circuiti competitivi di PG Esports, ma adesso ruolo da titolare per lui in una formazione completamente nuova. Secondo te Robin riuscirà a fare da condottiero di questa squadra? Più che se ci riuscirà, lo stai chiedendo come se fosse un se, è più un dovere in questo caso, secondo me. Dovrà per forza di cose fare da condottiero, perché le necessità di questo team sono estremamente diversificate tra di loro, e avere un collante unico come Robin, che ha dimostrato di essere un giocatore capace di essere il portabandiera di un team, quello che si sacrifica tra virgolette prendendo dei campioni che aiutano e supportano tutti gli altri, è perfetto secondo me. Però ha tante responsabilità. Ma parlando di campioni in grado di essere portatori di vittoria, ma supportare anche tutto il resto del team, abbiamo Senna, la tiratrice supportiva, che è stata selezionata, è stata lasciata disponibile dalla draft. Il ban di Lucian su Counter è un must assoluto. È prestampato. Quando vedrete Counter giocare, dall'altro lato ci sarà Lucian bannato al 100%. E anche Aphelios continua la sua fase di permaban, ma Senna viene selezionata. Dall'altro lato la risposta è Cassiopeia, e abbiamo anche Thresh come supporto, quindi abbiamo anche già una partita molto intensiva a livello di lore. Senna contro Thresh, si associa anche Cassiopeia, e a questo punto voglio Senna support a supportare una Sivir. Per avere... No, non per il meta, per la storia. La rivalità tra Sivir, Cassiopeia, gli intrighi, tutta la questione tra Noxus, Shurima. È un po'... No, che a livello di meta... Ah, sì! È vero! Sì! Oh, mamma! Sì! Eravamo così concentrati su sui singoli giocatori che ci siamo dimenticati che Camille è... Camille è Rengar. Sì, la definizione lampante è lui è Rengar stesso. Non gliel'hanno mai concesso. Una singola volta i Cyberground hanno fatto l'errore di non bannarlo, e Camille ha fatto 1 contro 9 in erano quel match. I Raccoon. Anzi, in realtà all'epoca, dovendo fare cenni storici, è successo 2 volte.
La prima i Raccoon non gliel'hanno bannato, era 19-1 tipo in quella partita, no, non ricordo lo score preciso, ma era grosso. Era agghiacciante. E la seconda volta ha stompato 1v9 anche gli Idomina durante i playoff, perché persero un ban per via di una problematica durante la draft. È vero. Oh mamma. E hanno in bottom lane Senna Leona. Come fuggi da quella combo? La draft di Cyberground per adesso è abnorme. Quella è davvero tanto grossa. Tanto, tanto grossa. Ok, andiamo avanti. Per adesso abbiamo Olaf, abbiamo Thresh, abbiamo Cassiopeia. Olaf in grado di tenere sotto controllo le fasi iniziali. Discreto il mid game, sempre dipendentemente da chi dovrai andare ad affrontare. Inoltre quello che stiamo vedendo è che gli Sparks non stanno draftando bersagli appetibili per Rengar. Nessuno di loro può essere agilmente bastato. Vuoi perché alcuni troppo coriacei, vuoi perché alcuni hanno la possibilità di bloccare Rengar in fase offensiva. Non è una brutta draft contro Rengar. Viene bannata Diana. Diana è un altro campione sul quale andrebbero spese due parole, perché la sua resa in partita sta aumentando patch dopo patch. E vorrei vedere Diana veramente arrivare a esplodere prima o poi, perché il suo stato post-rework adesso è in una nicchia non rotta, ma comunque molto efficace. È uno di quei classici rework che all'inizio viene sottovalutato e dici sì, dai, non è male, ma è molto situazionale. Poi vedi la gente impratichirsi sempre di più, sempre di più, sempre di più, e dici cavolo, è veramente forte quando trova successo, ma proprio ingestibile. Non lo so, i ban sugli assassini continuano, volendo c'è ancora disponibile Qiyana, ma gli slot in giungla, che è comunque il suo ruolo migliore, per adesso sono già occupati, salvo non voler mettere Olaf top, che non si sa mai. Cho'Gath bannato di fianco a Gangplank, quindi vengono rimosse le possibilità da scaling per Glebo, ma hai lasciato Ornn, e continuano ad essere sempre di meno i bersagli appetibili per Rengar. L'unica possibilità per quel Rengar è davvero snowballare l'inverosimile nell'early game adesso. Esatto. Perché hai un Olaf che prende sempre risorse difensive, e in generale quando prende risorse offensive sono basate su tanti HP e di conseguenza subito dopo anche delle resistenze. Cassiopeia, uno sguardo pietrificante, può essere la chiave di volta in tutto ciò. Thresh può disingaggiare con una semplice spazzata. Vedremo. Sono tanti... Se tanti, ma quello è Lulu. Cosa sto guardando? Non ne sono sicuro, però mi piace. Sono inorridito e incuriosito a questo punto. Quello è Lulu. Per Virao o per Aceforce? Perché se vedrò nella mia vita Aceforce giocare Lulu, avrò davvero visto tutto. No, immagino che sia Virao a giocare Lulu. Virao, una parentesi su di lui. È un antico conoscitore, estimatore, connoisseur di Cassiopeia. La conosce in ogni suo limite, in ogni sua forma. Di conseguenza, sapendo che Cassiopeia... In realtà Cassiopeia potrebbe ancora andare bot, eh? Non è da escludere come opzione. Ma quella Lulu, di fianco a Rengar, Senna, Gnar e Leona, può fare da catalizzatore enorme. Quello è Nautilus mid e Cassiopeia bot, pur di non dare bersagli a Rengar. È una strategia interessante, è una strategia molto interessante. Rengar non ha bersagli. Quando arriva nel mid game non ha bersagli. Ovvio, quando arriva in quelle fasi avanzate di partita è sempre una grossa scommessa optare per così tante risorse tra virgolette difensive, cioè campioni basati su tante resistenze, perché se arrivi in una fase avanzata di partita hai come danno Cassiopeia. Punto. Va detto una cosa però, la composizione di Cyberground è veramente strana. Davvero. Non è nulla di meta aderente. Non è per nulla convenzionale, tranne la botlane. La botlane è umana, è abbastanza meta. Umana, sì, sì, è quello sì. Però Lulu Rengar, mi sarei aspettato un Orianna a questo punto se vuoi catalizzare un Rengar, perché puoi trasformare Rengar in un efficacissimo portatore della sfera. Aceforce sta giocando Gnar, e Aceforce con Gnar anche lì è una garanzia assoluta. Inoltre Gnar non è male contro Ornn. Penso che abbiano optato per Lulu per salvare, tra virgolette, Rengar quando si lancia. Perché tu hai parlato di un Orianna che può catalizzare un Rengar, accelerarlo, lanciare la sfera in mezzo e poi schiocco di dita, suprema di Orianna, e tutti vengono raggruppati e danneggiati pesantemente.
E se la guardassi dall'altro lato, con Rengar che si lancia in mezzo e pur di farlo sopravvivere, hai una Lulu che lo può scudare, hai una Lulu che può farlo far noccappare ad aria tutti quanti e dare modo a quel Rengar di avere il tempo necessario per uccidere un bersaglio. Vorrei però sottolineare una cosa. Abbiamo un caso incredibile di cheating competitivo. Cioè? Camille sta utilizzando Rengar Guardiano delle Sabbie in 10.1. Tecnicamente è uscito oggi. In 10.2. No, 10.1. È uscito proprio oggi. Su live siamo in 10.2. No, allora, parentesi. I file di Rengar sono stati messi sul server in 10.1 ed è stato solo abilitato durante la 10.2, che in effetti non arriva domani. Appunto. Quindi non sta cheatando. Ok, hai ragione. Timing perfetto per prendere quella skin. È vero, non sta cheatando. No, comunque, al di là di questo. Counter uomo di cultura va a selezionare Senna con il potenziamento glaciale. Meno male, e direi anche. Senna con il potenziamento glaciale è una cosa particolarmente opprimente. Per diversi motivi. Intanto perché la Q di Senna ha l'innaturale capacità di applicare i danni on hit, ma ad area. Questo permette a Senna di rallentare grosse porzioni. Puoi rallentare tutto il team con una singola spell. Questa è sempre stata una cosa che non sono d'accordo. Senna va bene applicare gli on hit. Su non una ad area, spell. Cioè, o è una spella d'area o applica gli onit. Pare entrambe le cose. Fosse multi-target, posso capirlo. Perché hai diversi bersagli singoli. Ma è una spella d'area. Applica sono il potenziamento glaciale, applica la muramana. Il red buff. Applica la poca voglia di giocarci contro. Comunque, potenziamento glaciale è molto efficace, anche perché permette a Senna di farmare molto efficacemente le anime contro gli avversari in fase di corsia. Dato che la sua oscurità penetrante, la sua Q, può rallentare ad area, tu ottieni un rallentamento sui campioni nemici e poi, grazie al range elevatissimo che Senna già vanta di base, trovi il proc del basic e quindi trovi la guarigione grazie alla Q, trovi danno perché stai tirando un'oscurità penetrante e un attacco base contro l'avversario e prendi l'anima. Diciamo che ti va molto di lusso e se al tuo fianco hai anche una leona, quel rallentamento è comunque un fulcro di ingaggio perché leona vede un bersaglio rallentato, lama dello zenith e si lancia in avanti. Però devo dire una cosa, leona non sono un gran fan in questa draft del pick in questione, mm-hmm. perché sapevi già che avresti giocato contro Thresh. Vero. E quindi c'era Nautilus disponibile, che è il counter naturale di Thresh, e tu hai draftato leona, che invece generalmente non è un buon matchup, perché con i riflessi giusti sappiamo che Thresh può andare a intercettare la lama dello zenith con la sua spazzata in senso difensivo e bloccare leona a mezz'aria. Questo rende per Leona difficilissimo ingaggiare contro quella corsia. Avessi messo Thresh in corsia inferiore, avresti negato l'opzione tankosa da corsia centrale a Vigil e avresti preso tu un counter lane matchup. Quindi è bella Leona, sinergizza bene. Nautilus sarebbe stato meglio, ovviamente sulla carta. Poi stiamo comunque parlando di un giocatore che ha preferito utilizzare un pick con il quale è confidente e una lane che è stata allenata. Non penso si aspettassero Nautilus mid. Da come hanno draftato, quello non era un pick che ti aspettavi di dover fronteggiare. E Nautilus si troverà ad affrontare una Lulu in corsia centrale, che l'abbiamo vista essere nel mirino di Riot per svariati buff. Già in quella che è stata la patch della pre-season aveva avuto degli aiuti per permetterle di avere uno scudo o del danno efficace su quella E. Anche nella 10.2 riceve ulteriori attenzioni e riceve un ulteriore buff su quella spell. Quindi capisco l'idea di inserire questo campione in un'ottica di vedere quali sono i suoi limiti strutturali. Contro quel team è un bel azzardo. Una parentesi però, l'Eclisse funziona molto bene contro Cassiopeia, perché andando a negare piccole porzioni di danno flat funziona molto bene contro il veleno. Già. Perché il veleno va ad applicare dei tick di danno continui e l'Eclisse ne nega la quasi totalità dell'applicazione. Inoltre quella è una Cassiopeia da corsia inferiore che non vanta un catalizzatore come Nami, pick di cui avevamo già parlato, perché Nami fatica veramente tanto ad inserirsi come supporto alla cieca e non potevi draftare in funzione del support. Ripeto, è una draft complicata quella degli Sparks, perché stanno affrontando un team molto fuori meta, stanno affrontando un team che vuole giocare in maniera iper aggressiva e l'incognita di Lulu mid, sarò sincero, mi intriga tanto, perché quella Lulu
può essere piuma o può essere ferro, come diceva qualcuno, perché è vero che Lule è un campione molto supportivo, ma nelle mani giuste può rendere tremendo il cercare di rispondere. Basta anche polimorfare Nautilus per impedirgli di trovare sia lo scudo che il proc della scossa di assestamento, che Rengar ha un assist per il burst veramente gratuito, e Nautilus mid ha due opzioni: o va AP e allora polimorph significa che sei morto, o va tank e allora significa che se muore Cassiopeia hai perso la partita. È quello uno dei problemi principali di cui parlavamo proprio in draft. Manca del danno all'interno degli Sparks. Hai la possibilità di scalare enormemente bene considerato quella che è la tua team comp. Sono molto coriacei gli Sparks nelle fasi avanzate di partita. Ed è tutto una protect the Cassio comp arrivato a un certo punto. Muore lei? Hai soltanto Robin come DPS ed è un Olaf e sì, può avere DPS, ma rimane un campione corpo a corpo. Rimane un campione che si deve esporre con degli avversari che ti permettono di cioè hanno la capacità di kaitarti contro, sì, facilmente. Sì. Piccolo aggiornamento per chi ci sta seguendo da casa: siamo momentaneamente in pausa. Il motivo per il quale non siamo ancora entrati sulla landa degli evocatori è che c'è stata una pausa a inizio partita. Appena si risolveranno i problemi, a quanto pare la pausa, ci informano dalla regia, essere stata chiamata da parte degli Sparks. Appena avremo ulteriori informazioni vi aggiorneremo strada facendo. Tornando a parlare delle squadre, i Cyberground hanno draftato comunque delle buone opzioni dalla loro. È interessante pensare a Senna come DPS fisico da scaling, perché comunque non hai un'altra alternativa da DPS continuo, e Senna è lenta da autoattaccare, è la sua unica grande debolezza, perché per il resto Senna ha un kit veramente carico dalla sua, grosso modo di tutto, guarigioni su se stessa, ad area, invisibilità, ad area. Divertente osservare che c'è un'interazione particolare a livello di game design, ovvero l'attuale invisibilità di Senna era stata in passato un'opzione per una ulti di Rengar durante il rework di Rengar. Voleva dare invisibilità ad area a tutto il team, però Rengar poteva ovviamente saltare da quell'invisibilità. Quindi immaginate la ulti di Rengar con l'invisibilità ad area di Senna. Cosa che tra l'altro può succedere anche adesso, cioè c'è Rengar e Senna nello stesso team. Quindi questa partita sarà un caso di studio per il reparto bilanciamento nella categoria cosa sarebbe successo se. E considerato quella che è la base con Kamil così capace con questo campione, noi abbiamo parlato molto quando è stato selezionato il campione in sé per sé di come Kamil sia l'emblema, è il Rengar. L'abbiamo conosciuto in questo modo in questo campionato, sì. Era il permaban costante nei suoi confronti. Adesso però viene il dubbio, gli Sparks gliel'hanno concesso, hanno pensato alla draft proprio in ottica di gli concediamo Rengar e andiamo a selezionare ogni singolo campione tankoso che possiamo permetterci sulle corsie e in giungla? Ti direi di sì, da come è stata optata la draft e come è andata la seconda fase rispetto alla prima fase, penso onestamente che quel Rengar sia stato un bait. E parliamoci chiaro, quel Rengar, sì, è sempre bello vedere Kamil con Rengar, ma non è un Rengar che avrà vita facile. Ripeto, non ci sono bersagli da assassinare in quella composizione. Non sono bersagli che dopo il primo oggetto puoi permetterti di portare a 100-0. Di conseguenza diventa un po' complicato cercare di giocare intorno al team avversario se non snowballi, e l'hai sottolineato anche tu. Intanto vi confermiamo che i problemi sono stati risolti e quindi a brevissimo si riuscirà a entrare all'interno della landa degli evocatori per quella che è l'ultima partita della giornata. Sì, sembra proprio che questa sia la verità, signore e signori, perché ci siamo. Siamo finalmente arrivati sulla landa degli evocatori per l'ultimo match. Cyberground Gaming dal lato blu della mappa contro Campus Party Sparks dal lato rosso. Ed eccoci qui, ladies and gentlemen, andiamo a vedere come si dispongono i due team. E per adesso tutto molto difensivo, tutto molto tranquillo. Sto pensando al fatto che comunque gli Sparks abbiano draftato una Protect the Carry con Cassio come fonte di DPS. Già. È sempre un rischio, voglio dire, è veramente un grosso rischio quello che hanno fatto a livello di draft. Perché, allora, ci sono tiratori che hanno comunque una buona gittata e che permettono di avere DPS sicuro e metodi per difendersi. Cassiopeia non ha tanti metodi per difendersi, oltre allo sguardo pietrificante e il miasma.
non è lo stesso tipologia. Una Xayah a confronto con la Suprema, che il tumulto di piume la rende intargettabile, è un buon DPS da late game che ti permette di essere efficace pur poi mantenendo la non assassinabilità di cui parlavamo, appunto. E quindi sì, non lo so, voglio dire, è una draft comunque studiata. Vedremo che frutti riuscire a raccogliere. Corsia centrale per Vigil non sarà piacevolissimo farmare, anche se comunque la capacità di gank setup per un Nautilus contro Lulu è buona. Camille inizierà sul lato superiore di mappa con questo Rengar. Okay. Adesso ce lo si può permettere, voglio dire, da quando i lati di giungla offrono la stessa quantità di esperienza. Avere dalla tua il macete del cacciatore ti porta a voler optare per il lato di giungla con più campi singoli possibile, perché ricordiamo che il sustain del macete è dato dal danno sul bersaglio singolo e non dal danno ad area come il talismano del cacciatore va a offrire. Infatti Robin opta per il lato superiore di mappa, red side. Questo vuol dire avere il campo di Krug, avere poi il campo di Lamabecchi già conquistato allo stato attuale. Bottom lane, Major D, ottenuto il livello 2, stenta subito l'ingaggio, ma Dark risponde a tono. Ustione per ustione, il DPS di una Cassiopeia non è neanche paragonabile. Primo sangue per questi Sparks. Counter può avere tanto DPS, ma non è sufficiente. Double kill per Gubi! E questo è un modo interessante di iniziare la partita. Parlavamo del pessimo matchup Leona contro Thresh. Questi sono i risultati. Grande azione coordinata da parte di Darkrai e Gubi, e la partita inizia con una Cassiopeia che ha due kill dalla sua. Oh mamma. Brutto, brutto, brutto per gli Sparks. Allora, scusami, per i Cyberground. Una delle debolezze di Senna è la mancanza di DPS. Perché ingaggiare? Guarda qui, guarda qui. Lama dello Zenith, spazzata difensiva, Leona ha smesso di avere un significato. Cassiopeia se la mangia viva. E per quanto tu possa cercare di immobilizzare quella Cassiopeia con Senna, è una Cassiopeia con purificazione. Purifica e uccide anche Senna. Oh, guarda con cosa ha iniziato soprattutto Cassiopeia. Guarda là. Lacrima della Dea e subito Cristallo del Mana. Ah. Oh. Quello fa male. Quello è una cosa oggettivamente spiacevole. Già. Erroraccio, perché comunque è una risorsa che hai concesso tu ai tuoi avversari. Che quell'ingaggio a livello 2, posso capire l'idea, dici ok, ottengo il livello 2 prima del mio avversario di prepotenza e allora mi permette un'aggressione del genere. Ma era così vicino il livello 2 per ambo i lati. Esatto, era un minion di differenza. E adesso gli Sparks ovviamente vogliono capitalizzare e insistere. Giustamente, sapendo che Counter, che Major D ha utilizzato il flash e Counter ha investito la sua cura, è facile aggredirli. Per quanto tu possa provare a difenderti, sei pushato, guarda fin sotto quasi la torre avversaria. Gubi in tutto ciò è abbastanza tranquillo, non, avendo dalla sua la lacrima della Dea già per la fase di corsia da subito. Occhio mid lane. Oh, Virao rallentato per mano di Robin. E i controlli di Vigil si fanno sentire. Una full combo di Nautilus rimane estremamente opprimente per un campione come Lulu. Alla fine sarà Nautilus AP comunque. In tutto ciò. Camille va a rimuovere visione, però comunque adesso hanno informazioni su di lui. Olaf si sta mantenendo assolutamente competitivo a livello di farm. E Camille, non avendo molto da fare, considerando che ha pulito molto in fretta i vari campi, purtroppo si attarda nel cercare un gank sulla corsia centrale, ma Camille vuole il livello 6, lo vuole ad ogni costo. E questo vuol dire power farming violento per lui, che lo porterà subito all'interno della sua giungla. Qua Explash attraverso il muro per Major D, Robin adesso spottato da parte del lume di controllo dei Cyberground. Questo early game per loro sarà un po' risicato, dovranno giocarlo tranquilli e sincero, non è quello che vuoi da questa team comp dei Cyberground. Anzi, avresti voluto tutt'altro, perché volevi capitalizzare su quella che era una draft fuori meta, volevi capitalizzare su quella che è l'indole iperaggressiva dei tuoi stessi giocatori e... Drago Infernale. Ah... L'unica parte buona del vedere adesso un Drago Infernale è che la Landa non sarà infernale. È l'unica vera consolazione, ce ne sarà solo uno. E quindi Aesphos sarà contento che almeno i muri rimarranno in piedi per poter sbattere quegli avversari contro con Gnar. Però, voglio dire, è comunque un Drago Infernale che tu stai concedendo a quella Cassiopeia. Già, che ha già preso vantaggio. Ulteriori risorse nelle sue mani è qualcosa che vorresti evitare. E invece purtroppo devi concedere. Dovremmo essere già di nuovo in partita, era stata proprio breve breve la pausa. Sì, ci siamo di nuovo. E eccoci qua. Eccolo qui.
Olaf tranquillissimo nel conquistare i draghi. Certo, serve priorità di corsia, ma questo è un drago infernale portato a casa al quinto minuto. Sparks che adesso hanno il controllo e dettano il ritmo su questa corsia inferiore. Senna con quella differenza in farm, non so come riuscirà a portare avanti la situazione per i Cyberground, perché hai perso uno dei tuoi fulcri di danno. Per quanto Senna si basi anche molto sull'utilità all'interno dei fight, certo, sei comunque molto limitato in quello che potrei fare. Il punto è che hai perso il tuo fulcro di danno, perché comunque lo scaling deriva da quella Senna. Per il resto, ok, puoi cercare danno con Rengar, puoi cercare sidelane di controllo con Aesphos e il suo Gnar, ma è sempre un grosso ma. Nel frattempo Glebo comunque cerca qualcosa di molto difensivo, corpetto di Rovi addirittura contro Aesphos. E per tenere sotto controllo Aesphos che cosa fai? Vai a swappare la duo lane in top lane. Questo è saggio. Oh. Anche perché il drago è stato preso, arriverà tra 3 minuti e mezzo e vuoi cercare di capitalizzare sul lato opposto, obbligare gli avversari a manovre non piacevoli. Comunque il primo messaggero arriverà prima dell'altro drago e quindi tu continui a utilizzare il tuo fulcro forte, la corsia inferiore, per ruotare. Ha trovato fuori posizione però questo Olaf, una kill su Camille, è proprio quello che dovevi evitare. Upsi, hai appena dato una kill a Rengar. Rengar ha già una Tiamat al 7° minuto di partita e anche quello è uno start interessante, perché gli permette di avere proprio quella fase di power farming di cui parlavamo. Va a bloccare anche le imposizioni sul lato superiore da parte dei degli Sparks stessi e mette un po' i bastoni tra le ruote in generale a tutto il loro gameplay. Corsa centrale abbastanza tranquilla con Vigil che si rende conto fare un trade adesso nei confronti di Virao non è molto saggio. Te la giochi tranquillo, c'hai il tuo fulcro sul lato della duo lane di mappa che sta prendendo controllo della situazione. Non devi rischiare, non ne vale la pena. Sei un Nautilus, per quanto tu andrai a P, il tuo scopo sarà quello di portare utilità al resto del tuo team. E comunque basato sul potere magico riesce a portare quella affiancata a tanti danni. Major D tenta l'ingaggio, Kami sta arrivando dalla distanza, Gubi qua salvato dall'uncino di Thresh che subito va a bloccare Camille, flash in avanti, serie interrotta, ma arriva il teletrasporto, Glebo in entrata per provare a spingere via, invece viene immobilizzato e cancellato da Major D, purtroppo per lui, costretto alla fuga perché arriva l'ancora di Nautilus e i colpi di Olaf sono più che sufficienti. Quella cannonata di counter è stata proprio clean. E quello è un counter che porta a casa un'uccisione. Questi sono i Cyberground che ribaltano il tabellone. Da 0-2 immediatamente ci troviamo in una situazione... Scusami, da 1-2 perché avevano ucciso precedentemente Robin. Ci ritroviamo adesso sul 4-3. Ci ritroviamo in Gold Lead. Ci ritroviamo in Killing Mana Counter. Questo è molto grave perché aveva avuto tante difficoltà e non sono soltanto Killing Mana Counter, ma Camille che continua a prendere risorse. Quegli assist uno dice ok, non sono kill per un Rengar che ha bisogno di tante risorse. Non ti importa, Rengar aveva già una kill di suo e ora prende un messaggero della Landa in tutto ciò. Non poteva andargli meglio, è 1-0-3, è onnipresente in tutte le singole kill di questo team. E ha preso già abbastanza assist dalla sua comunque da capitalizzare molto in fretta sulla letalità, di conseguenza non è bello quello che succederà da qui in poi. Rengar flash in avanti, iper aggressivo, volevano ad ogni costo la vita di Ubi. E l'idea mi piace, perché vuol dire che ti trovi ad aver bloccato lo scaling di quella Cassio. Bello qui poi è stato il caos più totale, la cannonata, eccola qui. La Thresh Record va in bancarotta. Che poi è effettivamente la lore della skin di Senna Through Damage. Lucian ha salvato Senna da un brutto contratto discografico con la Thresh Record. Non sta scherzando, è davvero così. Virau continua a farmare in corsia centrale. Senna ha già una mana moon dalla sua, aspetta di completarne le stack, quindi giocherà relativamente tranquillo questa fase. Continua ad accumulare anime. Situazione che riprende il controllo adesso, si è ripresa sotto controllo dei Cyberground. E quella Lula abbiamo avuto la dimostrazione di che cosa serve. E Aesphos adesso aggressivo nei confronti di Glebo, un ingaggio in cui investe addirittura la Suprema. Le resistenze che porta dalla sua Glebo sono più che sufficienti per gestire questo Gnar.
e quindi non è tanto minacciato, non attualmente. Camille adesso si lancia in avanti, cubi, danni colossali su di lui. Camille è pronto a saltare ancora una volta, a balzare sul suo diretto avversario. Adesso è inarrestabile, Olaf lo andrà a bloccare e cancellare, ma questo vuol dire lasciare counter libero di eliminare questa Cassiopeia e quindi rimuovere la minaccia principale. Vigil molto aggressivo, flash in avanti, Supremo utilizzata per provare a uccidere Virao. Adesso i rallentamenti si faranno sentire, ma le cure di counter non sono roba da poco e rallentano tutti i membri degli Sparks. Non solo, torna in questo momento la Suprema, di conseguenza andare ad inseguire in un corridoio Senna diventa davvero pericoloso. Robin cerca di capitalizzare sul secondo drago elementale, di conseguenza sarà landa oceanica o landa della nuvola. In ogni caso Rengar è felicissimo. Sì. Perché... o corre di più o c'ha più cespugli. Landa oceanica, ti prego. Sì! Landa sì. oceanica, quindi più sì. bush per Rengar dalla quale saltare. Questa è la dea bendata che ti fa Cyberground. Per davvero. Che poi anche il drago della nuvola, saresti felicissimo di ottenerne 4, perché vuol dire suprema di Rengar senza cooldown praticamente. Che meraviglia. Complimenti ai Cyberground, perché hanno avuto un colpo di reni pazzesco da un early game che è stato, non dico disastroso, c'è stato risicato. Un solo grosso grosso errore. Si sono ripresi in fretta. Complimenti. Porto da casa il primo mattone, adesso gold lead di 2000 unità. Gubi prende placcature dalla sua con la sua Cassiopeia, che comunque continua ad accumulare risorse locali, e quella è una cosa che vuoi assolutamente Cassiopeia abbia. È lei il tuo cavallo vincente, punti tutto su di lei con questa draft. Darkrai che continua a mantenere una posizione nelle retrovie, solo pronto a piazzare la lanterna per Gubi. Non cercheranno mai un ingaggio. Darkrai serve soltanto per proteggere Cassiopeia. Anche gli uncini fino ad ora li abbiamo visti, sono preventivi per provare sì. a difendere quella Cassiopeia, non per provare a ingaggiare. Tranne quello a livello 2 che, vabbè, è un altro discorso. Ma quello è arrivato con una buona spazzata prima, quindi comunque è stato un follow up su un ingaggio sbagliato da parte di Cyberground. Ma ne è oscura da parte di Acephos e abbiamo un ulteriore rubino. Cosa ti aspetti da quel Gnar? Perché io non disdegnerei da parte sua un martello ghiacciato. Per andare a gestire Ornn in sidelane. Assolutamente d'accordo. Potresti tranquillamente continuare a rallentarlo e cercare l'inseguimento nei suoi confronti. Tanto il danno percentuale che porti dalla tua con l'iperattività è danno magico. Quello è vero. Vabbè. Dettagli. No, adesso scherzi a parte. Considerando quanto aggressivamente Gnar sta pushando, avere il mantello del sole dalla tua potrebbe salvare la fase di push. Acephos qua utilizza il bulbo esplosivo per andare a separare Vigil dal resto del team, ma la lanterna di Darkrai è sempre presente per portare al sicuro i compagni. Sono tutti terrorizzati da Rengar in questa landa oceanica. Vorrei ben vedere. Ci sono cespugli ovunque, di conseguenza Rengar può concatenare salti all'infinito, non vuoi esporti a lui. Doppio lume di controllo, piccolo errore di comunicazione da parte dei Cyberground, ma per adesso è roba da poco. Beh, oddio, sono 75 gold sprecati. Vabbè, finché li sprechi una volta non è la cosa più grave del mondo. Vedremo poi quante anime ha accumulato Senna dalla sua, che comunque anche quello è uno spike importante. 23. 23. Quindi abbiamo il primo step up a livello di range. Non male. Siamo a 625 per ora. Letalità. E abbiamo anche la capitalizzazione sui calzari dell'acume di Ionia, quindi una Senna che vuole continuare a spammare abilità come se non ci fosse un domani. Il suo fulcro principale, il suo scopo principale è portare utilità al resto del suo team. Le cure, i rallentamenti ad area, anche la possibilità di poter castare più volte la Suprema o anche flashare più spesso sono torna utile. Clebo subito ingaggio nei confronti di Acephos, arriva l'evocazione di forza, bellissimo flash in risposta per evitare il knock-up, ma il rallentamento che arriva da parte di Olaf è incessante. Bellissima Suprema difensiva, riuscirà a salvarsi? Sì, perché la passiva lo trasforma in forma mini e questo vuol dire velocità di movimento per fuggire. Proc gratuito di iperattività e il piccolo Acephos pazientissimo nell'attendere la fine del Ragnarok per andare a sgnarrare via gli avversari. Giocata molto bene da parte di tutti, perché se non fosse stato per lo scudo della Suprema di counter sarebbe morto, non fosse stato per la pazienza nell'utilizzare la Suprema sarebbe morto, non fosse stato per la passiva che l'ha ritrasformato in mini Gnar sarebbe morto. Bella azione. Tanti piccoli sé che sommati insieme dimostrano che i Cyberground, per quanto in early game siano scivolati,
hanno mantenuto la calma, la tranquillità. Ok, mi stanno inseguendo, hai la suprema. Ok, mi arriva lo scudo. Perfetto. Devo solo aspettare che finisca il Ragnarok di Olaf. Camille, Major D vanno per il messaggero, verrà conquistato. Camille lo porta a casa tranquillissimo e felicissimo, con una torre in corsia superiore che è molto povera in HP. Quella potrebbe essere o un'apertura di mappa o Gubi morto forse. Major D pronto all'ingaggio, no. Non investono nulla contro gli Sparks che hanno la lanterna e quindi possono proteggere tranquillamente quella Cassiopeia. Non invidio Darkry. La sua partita finora, il suo gameplay è stai sotto torre. Stai sotto torre e pescami se succede qualcosa. Sta facendo da scialuppa di salvataggio per quel carry. È corretto perché contro Rengar, voglio dire, Rengar ha già una lama crepuscolare di Draktar associata alla Tiamat, quindi devi giocare così. Ora è da vedere se riusciranno a continuare a giocare a questo modo i membri di Cyberground, perché stanno giocando metodici ed è necessario contro questo team. Drago oceanico spawnato e a questo giro i Cyberground sono già pronti, già presenti. Ovvio. Trovato fuori posizione counter suprema di Nautilus che gli arriva. Major di tanca per quanto possibile. Stunnano Thresh e ora Camille tenta l'ingaggio. Suprema di Lulu difensiva, Major D ha preso l'uccisione e questo è gravissimo perché Gubi è libero di fare DPS ed è un disastro totale. Counter non poteva inseguire, adesso la purificazione permetterà a Gubi l'inseguimento su counter. Eccolo là ancora una volta l'avvelenamento, Ace spostato fuori posizione, no cappato per mano della Suprema di Ornn. Serie interrotta, Gubi trova la kill e questa è la carne piccina degli Sparks. Che riprendono la partita e la portano dalla loro in maniera molto metodica. Sono riusciti a proteggere il proprio carry, sono riusciti a giocare le proprie condizioni di vittoria. Rengar doveva fare una cosa e una soltanto, assassinare Cassiopeia. Non l'ha fatto, hanno perso la schermaglia. 6-9 adesso il punteggio totale, è ritrovata la gold lead, viene trovato anche il terzo drago elementale che li avvicina così all'anima, che sarà l'anima dell'oceano. Per Cassiopeia l'abbiamo detto prima quanto efficace sia l'anima dell'oceano. E per Olaf e anche per Nautilus e Ornn non è che faccia male. Il problema qui è stato counter fuori posizione, costretto a flashare così in fretta, costretto poi a giocare con degli strumenti non disponibili. Non aveva la suprema, Leona utilizza la propria in apertura, Rengar cerca l'invisibilità, poi prova a tornare sul drago. Tante piccole azioni sbagliate e in tutto questo Esfos non riesce neanche a uccidere Gubi, Glepo. Ha provato a combattere fino all'ultimo. Il problema principale era un altro. Quella Cassiopeia che continuava ad avvelenare counter, continuava facilmente a inseguirlo. Ricordiamo che ogni detonazione andata a segno dell'esplosione tossica di Cassiopeia garantisce a Cassiopeia stessa velocità di movimento extra. Di conseguenza, in fase di inseguimento, tu sai che se l'esplosione tossica ti colpisce, potenziamento glaciale o meno, sei sostanzialmente morto. E ora le scelte di Cassiopeia cominciano anche a restringersi, perché dici ok, quali sono le minacce del team avversario? Puoi andare per un oggetto difensivo come lo Shatter Cristallo di Rylai che gli permette di kaitare, oppure per un Tormento di Liandry. Quei due oggetti, il Cristallo di Rubino e l'Amplifying Tome, non ti dicono nulla. Non solo quello, se consideriamo la build che già Cassiopeia ha dalla propria, ha un grossissimo scudo da quello che è l'abbraccio serafico. Inoltre il ramo della precisione come principale dà a Cassiopeia accesso alla presenza di spirito, 500 mana extra che non butti in una situazione dove il tuo mana equivale a potere magico, e hai la Cressida di Zonia. Di conseguenza hai armatura, hai una stasi, hai uno scudo enorme. Temi veramente Rengar? Non in questo momento. Occhio perché qui cercheranno l'ingaggio. Giustamente riusciranno anche a immobilizzarlo. Esfos riesce a trovare il lockdown di Suprema? No, anzi, sarà Gleba contro ingaggiare con la sua Suprema. Spingeranno Vigil contro il muro, ma lo stun non va a segno. Major D trova lockdown, l'ancora di Nautilus lo porta sano e salvo sotto la struttura. E Camila ha investito la sua Suprema per cercare un ingaggio che non si potrà permettere. Lo dicevamo prima, Rengar non ha bersagli in questa partita. Per quanto la landa oceanica vada sì a favorire gli spostamenti del micione dei Cyberground, non hai bersagli, nessuno è fragile. Anche Nautilus, voglio dire, broccata la scossa di assestamento, non puoi più bastarlo. Adesso qua però Vigil si espone forse un po' troppo, l'ancora gli permette di tornare sotto torre. Cercheranno il push? Questa probabilmente sarà una torre sacrificata da parte degli Sparks e confermo il quanto. È l'unica scelta valida che hanno attualmente, devono
accettare questo limite che hanno attualmente. Kamil un po' isolato e abbandonato a se stesso. Ace fa salire il seguimento su Glebo. I danni in entrata potrebbero essere sufficienti. Un ultimo colpo di iperattività permette ad Acewas di trovare da solo kill contro Glebo. Gli occhi della tigre non si smentiscono mai, e quello è un Gnar che capitalizza, trova la torre in corsia inferiore, trova la solo kill contro un Ornn che aveva valanghe, tonnellate di armatura dalla sua, ma non importa, danni percentuali, mannaia oscura, grande azione da Acewas in sidelane. Bravo, questo è ciò di cui aveva bisogno il team dei Sideground per riprendere un attimo fiato, non il controllo, perché coi 900 gol di differenza sono infimi a 21 minuti, sono i lumi di controllo che hai acquistato durante la partita. No, infatti è una partita molto equilibrata, ma non solo da quello, da tanti punti di vista. Abbiamo visto tanti andirivieni a livello di risorse, a livello di uccisioni, a livello di pressione di mappa, perché anche quella ha fatto il giro diverse volte. Per fortuna degli Sparks ha fatto il giro abbastanza volte in modo da cadere sempre sul drago dalla loro, e quindi comunque hanno capitalizzato su tre draghi elementali e sono vicini all'alba del 22esimo minuto con 50 secondi residui all'anima elementale. Ma i Cyberground penso vogliono contestare. Devono contestare più che vogliono, perché arrivati a questo punto concedere l'anima del drago oceanico contro Cassiopeia, no. È una condanna a morte per la propria comp, che si basa sul barstare un avversario, e se sopravvive, boom, di colpo si vede un burst di cura arrivare. Certo, devi arrivare comunque ad avere abbastanza risorse da concretizzare questo scenario, ma Counter nel frattempo fugge. Direi che è anche il caso, visto che l'ultimo fight è stato creato, causato dalla sua posizione. Beh, stavolta lo spell shield a bloccare eventuali uccini, eh. Ricordiamo che la fine della notte gli permette di non mettersi più in quelle brutte situazioni, per l'appunto. Ecco il drago, ed ecco la suprema. Giustamente Rengar cercherà di ingaggiare o almeno zonare i propri avversari. Arriva la suprema di Ornn per trovare il knock-up che non va a segno. Suprema di Leona e contro il muro vanno tutti quanti! Oh. Gnar, perfetto l'ingaggio! Cadrà per mano del DPS incessante di Guppy. Uno dietro l'altro i membri dei Cyberground non riescono a fare il loro lavoro, per quanto l'ingaggio fosse perfetto! Questa è stata una bellissima brutta idea da parte dei Cyberground, perché purtroppo non c'è nulla che si potesse fare e adesso rischiano. L'uncino va a segno. L'uncino va a segno, sì, ma Virau di danni ne ha iosa. E con guarda l'anima del drago dell'oceano, quanto continua a curare i singoli membri degli Sparks. Dark trovato un altro uncino. Counter fuori posizione, facile preda di un team con così tante risorse. Campus Party Sparks dicono no all'ingaggio perfetto e combattono con una Cassiopeia posizionata magistralmente. Stanno facendo una muraglia umana, sono tutti intorno alla donna serpente e in questo caso non c'è nulla che potessero fare per controbattere. Nulla, assolutamente, assolutamente nulla. Voglio dire, considerando la situazione attuale, 6-2-3, tre oggetti, scettro di cristallo di fianco alla Clessidra e al abbraccio serafico, come la tieni ferma? Non ci riesci. Perché non sono soltanto gli oggetti difensivi. Io continuo a martellare su questo drago oceanico, perché lo spirito dell'oceano è sempre stato uno di quelli più opprimenti da gestire. Non ti bastano nemmeno le ferite gravi per andare a contrastarlo. No, perché comunque non è associato... è associato ad altre fonti di guarigione per Cassiopeia, ovviamente. Gli altri sono abbastanza grossi tutti quanti da poter rimanere in vita a lungo. Ma Cassiopeia, tra le guarigioni delle zanne gemelle, tra l'anima del drago oceanico, i due draghi oceanici dalla loro, questa partita sta scivolando dalle mani dei Cyberground. Con gli Sparks invece che hanno Robin e Guppy che vanno per il tentativo di Baron nascosto, ma c'era un lume, hanno l'informazione, non possono correre il rischio. E infatti arriva il trinket di lunga visione per assicurarsi che non stessero insistendo sull'obiettivo. Torniamo al discorso: sapevano di Rengar e ci hanno draftato contro? Sempre di più la risposta diventa sì. Se prima era un dubbio, adesso dici, questo era un piano ben congegnato. Se guardi l'inventario di Rengar, nonostante il sussurro fatale, presente tra l'altro anche nell'inventario di Gnar, pur di gestire Ornn, quel Rengar non ha veramente nulla da fare adesso. E anche la penetrazione armatura che gli va a dare
l'inventario non è sufficiente, non contro gli Sparks. Cercavano la chiusura sulla torre in corsia centrale, c'è la rotazione difensiva, arriva anche Glebo. Camille in una brutta situazione, in una pessima posizione, adesso sarà facilmente preda dell'ingaggio di Glebo e Vigil. Ah, Olaf addirittura decide di investire Ragnarok per inseguire Virao e Major D. Curioso quello. Non necessario. Però è morto il jungler e c'è un barone sulla landa. Nel frattempo Counter continua a split pushare, però Ornn arriva a contestare, quindi comunque sarà un'azione difficile da portare a termine, come voleva si dimostrare. Camille è morto, Camille era posizionato male, questo potrebbe essere barone gratuito per gli Sparks. Incontestabile. Non puoi ti puoi anche affacciare, ma sarebbe un rischio così grosso e inutile che non ne vale la pena. Infatti timidissimi nell'affacciarsi, Major D piazza soltanto un lume di controllo. Virao si è esposto un po' troppo, infatti adesso verrà pulito per mano di Ligi. C'è pure il teletrasporto di Ornn alle spalle, la Suprema è disponibile, questo è un ingaggio gratuito. Appena si rende conto che Counter e Virao sono facilmente bloccabili, no capando da segno, l'uncino di Thresh è fondamentale, non va! E questo adesso sembra essere la fine dell'azione, ma non dell'assedio, perché comunque l'ondata potenziata dal barone è lì. Sul fianco cercano Virao e Camille di imporsi, ma non c'è nulla che possano fare. La Suprema di Camille c'è, ma è fine a se stessa, non puoi chiudere su nessuno. Gubi continua ad avvelenare dalla distanza, le guarigioni di Counter compensano una singola esplosione tossica al momento. Mamma mia. La situazione per i Cyberground è sempre più complicata da gestire. La loro unica speranza è davvero trovare il drago maggiore col furto. Esos, ottimo lockdown nei confronti di Vigil, che ha provato un ingaggio troppo vicino alla struttura. Adesso prende tempo per quanto possibile con la sua Zonia. Box di Thresh per proteggersi. La cannonata di Counter non basta! Il drago dell'oceano ancora una volta fa la differenza. Camilla all'inseguimento cercherà di lanciarsi davanti. Olaf subito in risposta. Ragnarok che è a controaggressione. E ora in fuga. Spark. Si rendono conto, non è ora di far brillare la nostra scintilla. C'è tempo, abbiamo 2 minuti di Baron ancora. Anche perché voglio dire, hanno portato a casa la torre in corsia centrale, hanno portato a casa la vita di tutti i membri del loro team, hanno ancora il buff, come sottolineavi anche tu. Per loro ritirarsi è la scelta migliore. Glebo sta optando per il pugno del gelo, trovandosi a livello 14 verrà automaticamente potenziato, e quello significa la fine della pressione di corsia da parte di Aesos probabilmente. Camille ha provato a reinserirsi in seconda battuta, ma il protocollo è sempre lo stesso, muraglia umana. Ogni volta che compaiono gli occhi di Rengar, muraglia umana. Quella degli Sparks è una composizione che sta giocando molto più a rugby di quanto stia facendo League of Legends e sta vincendo. Set, 2, hot. No, è disabilitato. Scusa, dovevo prima della fine della giornata, dovevo. Va bene. Una volta te lo concedo, è il primo giorno. Al secondo giorno potrei permettertene 2. Counter nel frattempo è un po' che non torna ad acquistare, comunque siede, occhio. Esco su una posizione pericolosa. Non devono sottovalutare Vigil, perché rimane estremamente opprimente. Dark è rallentato per mano del Frozen Mallet, si lancia sul fianco a Major D, trovano lo stun, knock up di Ornn che va a segno, stego proprio di 2 persone e Major D prende tempo con cronografo, Camille sul fianco in una posizione troppo pericolosa, Robin elimina il primo, subito dopo cade pure Aesfos e questo vuol dire un'apertura sia per la sede di corsia centrale che un possibile drago maggiore nel caso decidesse di optare per quello di Sparks. E infatti guarda qual è lo spostamento, pushano in corsia centrale, mantengono la pressione alta e hanno Gubi e Robin subito sul drago maggiore. Il drago maggiore su Cassiopeia è quanto di più sbagliato possa esistere. Drago maggiore su Cassiopeia con una Cassiopeia full build rischia di uccidere un bersaglio squishy con una singola esplosione tossica. Vedere Robin che non prende danno dal drago maggiore è inquietante. E addio Lulu. E boom! Che cannonata! Bello, che bello da vedere. L'effetto grafico è stupendo. Anche il suono. Per quanto quello originale era ancora più bello. Era inquietante però. Quello era molto con l'ombra del drago e il raggio dal cielo. Ah, quell'animazione sì, proprio, sì. Non il suono, ok. No. Parlando di suoni inquietanti, devo dire che dopo aver sentito quello della ulti del nuovo Fiddlesticks, non ho dormito per 2 notti. Perché l'animazione in cui sta fermo immobile, poco importa, perché qua le persone immobili sembrano essere i Cyberground, che non hanno modo di rispondere contro questo assedio. Major D tenta lo stun e vedi la cannonata di Darkry con quel drago maggiore farsi sentire. Non puoi nemmeno farti forza di una struttura per difenderti, non contro un team che ha così tanto danno e così tante risorse difensive. Voglio dire,
L'abbiamo visto prima il problema. Nel momento in cui riesci a isolare Cassiopeia, la full combo di Camille le ha tolto meno di mezza vita. Come puoi sperare di bastarla? Ed ecco l'ingaggio. C'è Acephos subito in fuga, arriva il knock-up da parte di Ornn. Cercano il knockdown su Acephos per provare a bastarlo con quell'effetto del drago maggiore. Non sembra esserci via di scampo. Vigil manca l'ancora e ora decidono di optare per il gioco sicuro. Abbiamo preso l'invitore top lane. Bene, possiamo permetterci di spostarci così a centrale. L'ondata di minion è lì pronta per noi e bottom lane, in caso, se abbiamo il tempo libero, possiamo andarci. Ci sono così tante possibilità. Il buff del drago maggiore siede ancora sulle teste degli Sparks. Finché quello è lì, finché il potenziale di teamfight degli Sparks è così alto, vogliono capitalizzare su quello. Adesso vediamo come effettivamente andranno a utilizzarlo. Vediamo il danno da ustione che si fa sentire. È un danno anche preoccupante, capisci? È un danno che non ti lascia mai spensierato di agire. In tutto ciò decidono di battere in ritirata. Mancano 40 secondi al barone Nashor. Ed essendo un obiettivo che ti dà l'opportunità di aprire la base avversaria, già ci sei riuscito conquistando il lato superiore di mappa, e quindi la pressione sarà troppo opprimente a gestire, a meno che non mandi qualcun altro oltre a counter a depushare top. Per i Cyberground questo è... si sono scavati la fossa da soli, Sì. Sì, sono caduti nel loro stesso tranello. Si sono fatti baitare come un Draven dalle sue stesse asce, che finisce dentro a un legame oscuro di una Morgana pur di raccoglierne una. Perché guarda adesso come si stanno anche evolvendo le build. Cassiopeia, paradosso di Zhonya. Quello è un oggetto che ti dà una valanga di armatura per andare a rispondere a Rengar. Quasi totalmente vanificata la letalità, non fosse per i saluti di Lord Dominic. Nautilus va ad associare una lastrapietra del Gargoyle alla sua build AP, il che è peculiare ma particolarmente efficace. Sul resto della mappa ci sono abbastanza ninja tabby da far correre via spaventato qualsiasi main Rengar. Manca il danno magico. La scelta di Lulu è coraggiosa, ma vuol dire negarsi automaticamente ogni singola possibilità di fare danno magico. La scelta di Lulu balla in maniera troppo traballante sulla sottile linea tra coraggio e follia, perché serviva un'altra fonte di DPS. Serviva qualcosa di completamente diverso. Serviva un Azir, serviva un Ryze, serviva qualcuno che potesse continuare a pestare. Senna dà tanta utilità, ma non può esporsi contro la formazione degli Sparks. L'abbiamo visto in quel fight in corsia centrale. Senna non ha tirato un basic, mentre Acephos cercava di smurfarla con Gnar, ma non poteva fare nulla perché era da solo in mezzo al team nemico. Non può esserci follow up. Acephos qua purtroppo un po' abbandonato a se stesso. Glebo, guarda quanto danno riesce a tankarsi. Tutta la combo di Camille. Glebo l'ha martellato, proprio. L'ha scoppiato. Clapped. Oh, eccolo lì. Facile dive nei confronti di un Rengar e di un Major D, che per quanto possa flashare attraverso il muro non ha via di scampo. Flash ancora da parte di Nautilus, e quanto Darkrai è lì dietro, pronto a pescare qualcuno fuori posizione. C'è Virao che è sotto la struttura. È un facile assedio in questa bottom lane. 2 minuti e 30 di barone Nashor contro almeno 30 secondi prima del respawn di uno dei membri di Cyberground. Questo sarà un altro inibitore almeno, e se non è soltanto inibitore è anche Nexus al 100% ormai. Siamo 20 kill a 7, abbiamo comunque i 4 draghi e l'anima che va a benedire la formazione degli Sparks. Vanno per l'assedio finale. Questa, ladies and gentlemen, sarà la conclusione della partita e sarà la conclusione della giornata, perché sulla detonazione delle torri del Nexus, sul tentativo di raccogliere il punto della bandiera con Suprema da parte di Senna e qualche kill per condire con Goliardia il finale, questi sono gli Sparks che vanno a vittoria. Trovato il touchdown finale, riescono a portare dalla propria il Nexus e firmano la loro prima giornata con una performance di tutto rispetto, una draft studiata che sapeva i punti deboli del team avversario e che ha capitalizzato proprio su quelli. Questo non era una scintilla, questo era un colpo del sole davvero da parte degli Sparks. Già. Perché il modo in cui hanno giocato così metodicamente la Team Comp, noi avevamo dubbi sul riusciranno ad arrivare ad una fase di partita in cui Cassiopeia può fare così tanto da sola, riusciranno ad arrivare nella fase in cui tutti possono effettivamente tankare di faccia i danni di un Rengar? Sì, ci sono riusciti con un controllo fantastico degli obiettivi neutrali. Già. E questo è molto importante, perché è la dimostrazione che Robin è riuscita a fare da portabandiera proprio come
ci si aspettava. Era esatto. La sua responsabilità più grossa e ci è riuscito alla perfezione. Riguardiamo alcune delle azioni chiave. Qui era la parte iniziale di partita, quella in cui Rengar aveva ancora senso. Questa era comunque una situazione dove riuscire a raggiungere Cassiopeia in 4 contro 2 ha richiesto l'utilizzo di una marea di incantesimi dell'evocatore. Hanno utilizzato veramente di tutto. Il follow up è stato buono e comunque c'è stato un buon utilizzo della Suprema di Senna, c'è stato un buon posizionamento da parte dei Cyberground che hanno permesso a Senna di fare DPS in quel caso. Non è avvenuto più avanti tutto questo. Senna è un campione molto particolare. Il frame d'animazione così lento, ti trovavi contro Thresh e Nautilus che sono due dei tuoi peggiori counter. E parlando di counter, non il giocatore, parlando di counter in quanto pick, Leona in corsia. Quelle due uccisioni di Cassiopeia per aprire la partita e vedere poi quella Cassiopeia che arriva in una fase di snowball inarrestabile. Leona contro Thresh, con Nautilus open. Se prima era un errore, adesso è un grosso errore. Già, perché sei stato gestito fin dal livello 2 e se non sei riuscito a trovare successo in early game, okay, trovare successo in early game è un azzardo con quei due campioni, ma poteva succedere. Non quando succedono queste cose, non quando vedi counter così fuori posizione. E se da un lato la puoi definire comunque un buon ingaggio da parte degli avversari, c'è anche da dire che qui il controllo della visione da parte dei Cyberground è stato pessimo. Questi sono dei Cyberground che non hanno giocato la mappa a loro favore e quello che inizialmente sembrava essere un presagio di buon auspicio, ovvero la landa oceanica con un Rengar in partita, è diventato poi semplicemente l'avere più cespugli da non controllare. Non avevano controllo di visione. E contro un team come quello che gli Sparks hanno inserito non puoi non avere controllo di visione perché hanno troppi controlli dalla propria. Vigile e Darkrai sono stati gli Hook Brothers in questa partita. Trovavano il lockdown e permettevano alla propria Cassiopeia di lavorare tranquillamente. E questo è stato il fulcro principale. Avevi quell'Horning top lane che era l'apertura, l'ingaggio iniziale, evocazione del dio della forgia, e appena vedevi qualcuno fuori posizione, vedevi Vigil oppure Thresh con Darkrai con Thresh, sì, pronti in posizione per grabbare istantaneamente chi venivano cappato. Esatto. E non solo quello, il posizionamento in generale difensivo che andava a bloccare ogni angolo di accesso a Cassiopeia stessa, perché era proprio una questione di squadrone della morte che gli Sparks ogni volta facevano avanzare. Cassiopeia era intonsa. Guarda, guarda qui, guarda dove è Gubi e guarda come sono posizionati tutti. Ci sono i lumi da un lato e ci sono i tank dall'altro. Ogni volta era così. Ok avere Rengar, ma siamo in competitivo e draftare meta può essere un'opzione più aderente alla vittoria di quanto ci si potesse auspicare. Cioè, voglio dire, ci sto girando attorno. La questione è che abbiamo visto Camille con Rengar, volevamo vederlo vincere, è un pick molto emozionante nelle sue mani, ma non sei contro un team nato ieri. Gli Sparks hanno messo gli avversari in un vicolo cieco e li hanno pestati. Ma andiamo un po' a riassumere quella che è stata questa serata. Con questa prima giornata alle nostre spalle vediamo i punteggi con YDN e Samsung Morningstar che si portano a casa i loro primi punti con dei signori avversari contro. E non solo, con delle signori partite, perché YDN e Samsung oggi hanno veramente mostrato un altissimo livello di gioco e da questa prima giornata ne escono un po' come i boss della situazione. Seguono Raccoon e Sparks che invece vanno a vincere i primi, il derby contro i Mobarog e i secondi, la sfida che abbiamo appena visto contro i Cyberground, chiudendo così la prima giornata e portandoci alla classifica che andiamo a vedere adesso come si dispone. Semplicemente i vincitori con un punto, gli sconfitti con zero punti, ma si vedrà domani e nelle settimane a seguire come si andrà ad evolvere la situazione. E questo è quanto ragazzi. Noi vi ricordiamo che domani l'appuntamento è sempre qui su PG Esports, sempre alla solita ora per il PG Nationals, e che da venerdì inizierà di nuovo LEC. E non solo, vi invitiamo anche ad aggiungere il vostro follow non solo sul canale di PG Esports, ma anche sui canali secondari PG Esports 2 e PG Esports 3, perché ci saranno delle sorprese in futuro su quei canali ed è giusto essere pronti quando arriveranno. Signore e signori, noi vi auguriamo una buona serata e ci si rivede domani per il PG Nationals.